L'omicidio nasce, ve l'ho detto prima, dall'incazzatura per quello che avevo visto, cioè troppe bugie che sono poi proseguite, intendiamoci. Io l'altro giorno ho letto su Repubblica che il recovery fund ce l'hanno dato grazie a Draghi. Non mi era parso che al famoso Consiglio d'Europa del 20 luglio, a combattere 4 giorni e 4 notti con gli olandesi, con i frugali, eccetera, ci fosse Draghi. Per carità, può essere che fosse abilmente travestito e camuffato da Conte, ma io avevo sempre pensato che fosse Conte, e tutti i presenti lo chiamavano Conte, non lo chiamavano Draghi. Quindi quando si arriva a queste mistificazioni, è chiaro che c'è qualcosa che non funziona, che quindi pensavo e penso che andasse investigato. E quel qualcosa è successo il 4 marzo del 2018, quando gli italiani hanno votato al contrario di quello che desideravano i poteri forti e le grandi lobby che hanno sempre comandato in Italia. Per la prima volta abbiamo sbagliato a votare. Nacque il famoso governo giallo-verde, il governo populista, sovranista, eccetera, eccetera, e quindi tutti i poteri forti e i loro giornali, che ne sono gli sguatteri, decisero che dovevano fallire, che doveva essere un disastro, saremmo usciti dall'Europa, saremmo finiti nella catastrofe, l'Italia sarebbe fallita. E in realtà non andò così. Io ricordo, nel libro li cito, i titoli dei grandi giornali, quelli che io chiamo i giornaloni, che tifavano per le procedure di infrazione dell'Europa contro l'Italia. Io poi, dato che ho detto che non me ne fregava niente degli europei di calcio, mi hanno detto che ero anti-italiano. Bene, questi tifavano contro, non contro una squadra di calcio, tifavano contro il loro paese, sperando che l'Europa ci mettesse sotto procedura di infrazione e ci mandasse la troica, pur di poter dimostrare che avevamo sbagliato a votare. Nel dicembre del 2018 Conte andò descritto dai grandi giornali come un uomo che andava al macello davanti a Juncker. Mezzo litro Juncker, lo chiamano mezzo litro perché c'ha un tasso alcolico, un alito micidiale. Non so se lo vedete nelle foto di gruppo, lui è sempre abbracciato, sembra affettuoso, no, si aggrappa perché sennò crolla. Ma veramente, non sto scherzando. Lui appena vede qualche altro leader, si aggrappa perché non sta in piedi. E tutti tifavano Juncker, Moscovici, quell'altro stronzo, rappresentante di un paese che aveva violato tutti i parametri europei, eccetera, ma essendo francese era intoccabile. E Conte non si sa come riuscì a sventare la prima procedura di infrazione, allora ad aprile partì la seconda, dopo quella autunno-inverno, quella primavera-estate, e tutti i nostri giornali che tifavano perché l'Europa ci massacrasse. E Conte non solo andò in Europa e sventò pure la seconda, ma non so se ricordate, fece una mandracata per cui riuscì a rendersi indispensabile per l'elezione della von der Leyen, perché la von der Leyen a un certo punto si cominciò a sospettare che non avesse i voti, nonostante che sulla carta avesse la maggioranza larghissima del Parlamento europeo, perché c'aveva i popolari, i socialisti, i liberali, mancavano soltanto i leghisti, i pentastellati e i fasci, che peraltro stanno coi leghisti. Mazza quante rintocchi, No, stavo pensando a chi abita in questa piazza, che peraltro è meravigliosa, però ogni quarto d'ora si sveglia. E invece era pieno di franchi tiratori, peggio di Prodi la volevano far secca la Ursula.
E Conte l'aveva subodorato, tant'è che chiamò Salvini da Bruxelles, Salvini, Di Maio, c'era ancora il governo giallo-verde, e disse: se votiamo la von der Leyen, la facciamo eleggere noi e quella ci deve dare un dicastero importante. Loro puntavano alla concorrenza per Giorgetti. E Salvini disse di sì, poi cambiò idea. E quindi non la votò la Lega. La votarono i 14 5 Stelle. La von der Leyen passò per 9 voti. Quindi senza i 5 Stelle non sarebbe passata. Ovviamente la von der Leyen si è immediatamente innamorata di Conte, perché era l'equivalente della sua poltrona, naturalmente. E Salvini cominciò a gridare al tradimento, mentre in realtà era lui che aveva sbagliato i conti, e Conte sedette al tavolo da protagonista. E poi cadde il governo, ci fu la crisi del papete, la famosa estate dei pieni poteri di Salvini, che si ritrovò con vuoti poteri, perché invece delle elezioni, come è noto, ci fu l'accordo fra 5 Stelle e PD per un Conte 2, e Salvini si ritrovò improvvisamente con un pugno di mosche. Pensate, un intero partito con auto blu, cariche, poltrone, sottosegretari, ministeri, prebende, eccetera, improvvisamente a bocca asciutta. Da tempo si discuteva di una legge della cinetica. Quell'atto di Salvini, secondo me, è stato la prova che quella legge è vera, cioè la legge in base alla quale un uomo, girando sempre più velocemente, sempre più velocemente, sempre più velocemente intorno a un albero, se corre, 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 alla fine riesce a inchiappettarsi da solo. Ecco, questa cosa lui è riuscito perfettamente a farla. E quindi Salvini cominciò a gridare al tradimento, mentre in realtà era lui che aveva sbagliato i conti, e Conte sedette al tavolo da protagonista. E poi cadde il governo, ci fu la crisi del papete, la famosa estate dei pieni poteri di Salvini, che si ritrovò con vuoti poteri, perché invece delle elezioni, come è noto, ci fu l'accordo fra 5 Stelle e PD per un Conte 2, e Salvini si ritrovò improvvisamente con un pugno di mosche. Pensate, un intero partito con auto blu, cariche, poltrone, sottosegretari, ministeri, prebende, eccetera, improvvisamente a bocca asciutta. Da tempo si discuteva di una legge della cinetica. Quell'atto di Salvini, secondo me, è stato la prova che quella legge è vera, cioè la legge in base alla quale un uomo, girando sempre più velocemente, sempre più velocemente, sempre più velocemente intorno a un albero, se corre, 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 alla fine riesce a inchiappettarsi da solo. Ecco, questa cosa lui è riuscito perfettamente a farla. E quindi nacque questo Conte 2, e naturalmente aveva contro tutti i giornali, nessuno se lo ricorda, ma Repubblica, che era ancora di De Benedetti, non era ancora finita in mano a Elkann e a Molinari, Sambuca, era per le elezioni anticipate. C'erano due forze che erano per le elezioni anticipate, Salvini e Repubblica, che sembrava la Padania. Perché? Perché non volevano assolutamente che il PD si sporcasse con i 5 Stelle. Che avesse governato con Berlusconi, va bene. Che avesse governato con Monti, va bene. Che avesse governato con la Fornero, va bene. Adesso governa con Salvini, Berlusconi, cioè va bene tutto, ma coi 5 Stelle mai. Perché sono incensurati, questo è il loro problema principale. E quindi non ci si deve mischiare con certa gentaglia. E invece nacque quel governo in frettissima, per cui non ci fu neanche il tempo di reagire per il sistema, e già il governo era fatto. La data fondamentale è 2 settembre, si forma il governo Conte 2, il 18 settembre Renzi lascia il PD, dopo aver patrocinato lui l'alleanza con i 5 Stelle che un anno prima aveva bloccato lui.
Lui lascia il PD 2 settimane dopo la nascita del governo Conte 2 e immediatamente inizia a lavorare per farlo cadere. D'accordo con Salvini. I due si vedevano a Pian dei Giullari nella villa di Verdini, che nel frattempo era diventato, oltre che l'amico di Renzi, anche il suocero virtuale di Salvini. A volte Verdini c'è, a volte non c'è, perché sapete che lui alcuni periodi dell'anno li passa a Rebibbia, quindi insomma, dipende dai periodi, però comunque loro hanno le chiavi, quindi anche quando lui è a Rebibbia loro possono andare a Pian dei Giullari. E lì si sono messi d'accordo per far cadere Conte. Io nel libro, nel Conticidio, ho riportato una conversazione di un parlamentare della Lega, molto vicino a Salvini, che riunisce i consiglieri regionali della Lombardia al Pirellone e gli racconta non qual è la strategia di Salvini, ma qual è la strategia di Renzi. Voi direte, ma come cazzo fa a sapere un parlamentare leghista che cosa farà Renzi? E gliel'ha detto Salvini, che ha appena visto Renzi a Pian dei Giullari. E questo signore nell'ottobre del 2019, cioè un mese dopo la nascita del Conte 2, diceva ai consiglieri regionali europei, leghisti, vedete che adesso Renzi gli fa fare la finanziaria a Conte. Vi ricordate che c'era da neutralizzare la clausola di salvaguardia che avrebbe fatto salire l'IVA di 21 miliardi, no? Gli fa fare la finanziaria, poi lo butta giù e facciamo un governo istituzionale tutti insieme. E infatti che cosa succede? Che Conte fa la finanziaria, Renzi gli rompe un po' i coglioni perché c'era la plastic tax, la tassa sugli zuccheri, cose che ci sono in tutto il mondo ovviamente, ma che da noi non si possono fare perché la Confindustria non vuole, e quindi Renzi nemmeno. E a gennaio Renzi attacca su Bonafede e sulla prescrizione, perché a gennaio del 2020 è entrata in vigore la blocca prescrizione, che per lor signori è come l'aglio per i vampiri, perché da quando non si fanno più amnistie perché hanno portato la maggioranza ai 2/3 e quindi non si riesce mai a trovare una maggioranza ai 2/3 che voglia fare l'amnistia, se no la gente li va a prendere coi forconi, che cosa gli resta per guadagnare l'impunità a questi ladroni? Gli resta la prescrizione, che Berlusconi non a caso aveva reso più facile dimezzando i termini con la legge ex Cirielli, ex perché anche Cirielli si vergognava, quindi aveva detto metteteci almeno ex, così io non c'entro. Io avrei tolto Cirielli, lui invece ci ha aggiunto ex. E quindi la blocca prescrizione era la fine del mondo per questa gentaglia. E quindi immediatamente Renzi parte all'attacco di Bonafede perché era entrata in vigore la blocca prescrizione. E annunciò la sfiducia di Bonafede, che essendo il capogruppo del partito di maggioranza, il capodelegazione del gruppo del partito di maggioranza relativa al governo, è ovvio che con la sfiducia a Bonafede sarebbe caduto il governo. Perché non è caduto nel gennaio-febbraio del 2020? Perché è arrivata la pandemia. Salvini e Renzi erano già pronti con il governissimo, con Draghi, ma gli è arrivata la pandemia tra capo e collo. E quindi abbiamo avuto, e gli hanno detto, vabbè, ma tanto Conte farà dei disastri, e invece Conte, per primo in Europa, perché non c'era mica il manuale di istruzioni su come una democrazia affronta la pandemia, c'era il caso della Cina, ma la Cina non è mica una democrazia. In Cina i giornalisti che parlavano di Covid gli sparavano, li arrestavano, gli scienziati li mettevano in galera, cioè non hanno problemi, per chiudere un territorio non c'è problema, questa è una democrazia. I lockdown, le zone rosse, sono tutte invenzioni del governo Conte, di Conte, di Speranza, dei loro consiglieri, eccetera, che poi sono state copiate da tutti gli altri paesi occidentali. E lì se la sono vista brutta perché hanno visto un leader che saliva, un leader che si è inventato il recovery fund. Sembra che uno voglia lisciargli il pelo, ma la realtà, il recovery fund si era inventato Conte, ha radunato i 9 paesi meno tirchi, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, la lettera dei 9
che chiede gli euro bond per finanziare un recovery fund è un'iniziativa di Conte, insieme a Macron, a Sanchez e agli altri. E il problema è che c'era la Germania schieratissima coi paesi del nord e c'era Visegrad, cioè c'erano i paesi dell'est che erano contrari. E quindi è iniziata una tessitura che è durata mesi, interviste, incontri bilaterali, eccetera, per convincerli, fino a quando la Merkel cambia cavallo e si schiera con i nove. Questo succede nei famosi 4 giorni e 4 notti dal 17 al 21 luglio dell'anno scorso, che adesso ci dicono che c'era Draghi. No, c'era Conte, c'era Rutte, c'era Merkel. È stata una battaglia durissima fino all'ultimo avverbio, fatto togliere alle 4 del mattino da Conte, con Rutte sfinito, che a un certo punto capitola. Questo successo, quindi voi capite come si fa a buttare giù uno che ci ha portato 209 miliardi? Non si può, e infatti devono continuamente rinviare i loro propositi. Ritornano alla carica con la seconda ondata. Vi ricordate la seconda ondata ottobre-novembre, dove c'erano quelli che dicevano che Conte era troppo timido nelle chiusure, quelli che dicevano che era troppo drastico nelle chiusure. Ed è lì che hanno azzannato. All'epoca ogni morto di Covid era colpa di Conte, oggi abbiamo 60 morti, 59 morti, 12 volte quelli che avevamo l'anno scorso, ma oggi noi abbiamo i 2/3 di vaccinati, l'anno scorso non avevamo un vaccinato. I morti li avete più sentiti nominare. Guardate che 59 morti contro i 5 dell'anno scorso saranno un problema o no? Non ne parla nessuno. Non ne parla nessuno. Anche i morti venivano utilizzati vergognosamente per quella campagna. Quindi parte l'operazione Conticidio, l'ultimo tentativo di Conticidio, e non si fermano più. A novembre Draghi chiama D'Alema a casa sua. Io ho scoperto mentre scrivevo il libro, perché avevo creduto anch'io a quello che Draghi diceva, e cioè che lui fino alla sera del 2 febbraio in cui lo chiamò Mattarella mai aveva sentito parlare della sua candidatura, mai nessuno gliene aveva parlato, e anzi lui aveva dissuaso Renzi e gli altri dal fare il suo nome. Però mentre scrivevo il libro ho scoperto che ai primi di dicembre ha convocato D'Alema a casa sua. D'Alema e Draghi sono il diavolo e l'acqua santa, si odiano dai tempi dell'affare Telecom. Non si vedevano da anni. Perché lo chiama? L'ho chiesto a D'Alema. La versione di D'Alema è che Draghi lo ha chiamato a casa sua, ai Parioli, e gli ha detto che il governo Conte non funzionava e che bisognava pensare a qualcos'altro. E che D'Alema l'aveva fermato e gli ha detto: no, il governo Conte funziona, sta arrivando il recovery, se vuoi fare qualcosa per il tuo paese sostienilo e aspetta il tuo turno al Quirinale. La versione che dà Draghi invece è che hanno parlato del futuro della Cina, che mi pare la versione più credibile fra le due, ovviamente. Non lo vedi da 10 anni, lo chiami a casa tua per parlare di che? Di Cina. Tema perfettamente all'ordine del giorno nel dicembre del 2020, quando Renzi bombardava un giorno sì e un giorno pure il governo Conte e teneva bloccato, vi ricordate, il recovery plan. Lo teneva sotto sequestro in attesa di chiedere il riscatto, minacciando tutti i giorni di ritirare le sue splendide ministre, Teresa e Elena, per non parlare del sottosegretario Scalfarotto, senza i quali non avremmo veramente saputo come tirare avanti. Durigon ci ha tenuto a precisare: noi siamo fascisti, noi vogliamo intitolare il Parco Falcone Borsellino a Arnaldo Mussolini, che se possibile è anche peggio di Benito, perché era pure tangentista Arnaldo Mussolini, oltre che fascista, peccava pure le tangenti. Una delle ragioni per cui è stato ucciso Matteotti è che Matteotti stava raccogliendo un dossier sulle ruberie di Arnaldo Mussolini e della sua cricca. Quindi vuole sostituire i nomi di due martiri dell'antimafia
con un fascista per giunta corrotto. Sono 22 giorni che si aspetta una presa di posizione del migliore dei migliori, cioè del Premier Draghi, che però tace. Quindi Salvini ieri ha detto adesso vediamo, e Durigon ha detto non vediamo un bel niente, io di qui non schiodo. Guardate che sollevare Durigon da quel, senza che venga via anche la poltrona, è durissima. Questo è quello che è successo. In 6 mesi hanno desertificato qualsiasi riforma innovativa fosse stata fatta prima. L'apoteosi l'abbiamo vissuta quest'estate quando è arrivata la Vispa Teresa, la Cartabia, una che non distingue un tribunale da un fonno, da un tostapane, non ha mai visto un processo in vita sua, aveva una relazione che lei stessa aveva commissionato, che è firmata dall'ex presidente della Consulta come lei, Lattanzi, che dice che le corti d'appello hanno una media di processi arretrati per 2 anni. Questo dice la relazione introduttiva. Lei, genio, migliore, mica come quel pirla di Bonafede, no, questo è un genio assoluto, ha deciso di ammazzare i processi d'appello se durano più di 2 anni dal momento in cui viene depositata la sentenza di primo grado. Ma se nella relazione c'è scritto che le corti d'appello hanno 2 anni di arretrato, ovviamente, come è noto, i nuovi processi vanno in coda rispetto ai processi arretrati. Ma se l'arretrato è 2 anni e tu stabilisci che i nuovi processi muoiono dopo 2 anni e tu li ammazzi tutti i processi di appello, cioè era una riforma che avrebbe sterminato quasi il 100% dei processi d'appello, a parte quei pochissimi processi d'appello fatti ai marocchini che hanno l'avvocato d'ufficio, praticamente non sono difesi o quasi, e che quindi si riescono a fare per direttissima in qualche ora o in qualche minuto. Per il resto, tutti i processi azzerati. Io mi ricordo, mandai ad alcune persone di cui mi fido, tra cui Davigo, questo testo, gli dissi: a me sembra un abominio. Davigo mi rispose: no, è uno scherzo. Dice: non è possibile, mi hai mandato uno scherzo, questo è uno scherzo, non è possibile che questa sia veramente la riforma della giustizia per rendere più brevi i processi. A parte l'assurdità logica di pensare che un processo duri meno se tu scrivi che deve durare di meno. Cioè, se bastava scrivere che i processi d'appello devono durare 2 anni per farli durare 2 anni, perché non ci aveva pensato nessuno prima? Ma soprattutto, perché scrivere 2 anni? Sono tanti 2 anni. Se basta scrivere la durata per ottenerla, scrivi 2 giorni. Processo di primo grado il lunedì e il martedì, il processo d'appello il mercoledì e il giovedì, il processo di Cassazione il venerdì perché dura di meno, è un processo di legittimità, sabato e domenica si va a divertirsi. Hai finito il processo in 1 settimana, perché mettere 2 anni? Pensate, quando uno li vede da lontano, questi sembrano i migliori, la Cartabia con questa lacca meravigliosa che perfora il buco dell'ozono, più di tutti i fluorocarburi che esistono sulla Terra, eccetera. Uno la vede da lontano, sta Cartabia, la Santa Marta, poi uno la vede da vicino, non capisce una mazza. Io intervistavo, Gratteri diceva, sono matti, Davigo è uno scherzo, ma naturalmente finché lo scrivevamo noi, eravamo noi i matti. A un certo punto è arrivata l'Associazione Nazionale Magistrati, poi è arrivato il Consiglio Superiore della Magistratura, poi il Procuratore Nazionale Antimafia, l'uomo più moderato del mondo, Cafiero De Rao. Dico, ma prenderanno in considerazione? Niente, ha dovuto Conte minacciare il ritiro della delegazione, altrimenti passava la porcheria che tutti i processi morivano. Quando gli abbiamo detto, scusate, ma lo sapete che ci sono anche i processi di mafia? Come fate a fare i processi di mafia in 2 anni dopo i 2 anni di arretrato? Risposta della Cartabia, i processi di mafia non c'entrano perché l'omicidio non è improcedibile. La Cartabia è convinta che i processi di mafia siano di omicidio. Cioè è convinta che la mafia come principale attività abbia l'omicidio e la strage. Notoriamente la mafia ammazza soltanto quando è alla disperazione.
I processi di mafia sono processi di estorsione, traffico di droga, traffico d'armi, altri traffici illeciti e poi corruzioni, turbative d'aste, subappalti truccati, eccetera. Questi sono riciclaggio, frodi fiscali, nero. Questi sono i processi di mafia. Erano tutti improcedibili. Lei è andata in Parlamento, non possiamo neanche dire che abbia mentito, non sa quello che dice. E fa il ministro della giustizia dei migliori. Basta, non vi ammorbo più. Chiudo con due citazioni per dirvi quanto è lontana la realtà rispetto a come viene rappresentata e quindi quanto è difficile far capire alla gente in che mani siamo da quando ci hanno detto che sono le mani dei migliori. Io penso sempre a Montanelli che fa la campagna contro Enrico Mattei e contro il Presidente della Repubblica Gronchi. E poi leggo. Nella sala dei busti di Montecitorio, attigua a quella dove Draghi tiene le sue udienze, al suo passaggio perfino Enrico De Nicola e Alcide De Gasperi si guardano e sembrano sorridere. Francesco Bei, Repubblica. Cingolani è soprattutto un uomo di grandi progetti, con lo spirito di Giasone, l'eroe che guidava gli Argonauti. Cingolani è il premio Attila che sta incredibilmente alla transizione ecologica, perché Grillo in una delle sue famose visioni l'ha scambiato per un grillino e anche per un ambientalista. Renato Farina, alias Betulla. Draghi lascia i giornalisti fuori dalla porta, giusto così. Cioè, cosa c'è? Ma è come umano lei, no? È Fantozzi. Cioè, un giornalista, no? Sa che il Presidente del Consiglio lascia i giornalisti fuori dalla porta e dice, bravo, picchiami ancora che mi piace. Questa è l'agenzia ANSA. Il macellaio di Draghi ama cucinarsi da solo il brasato, cioè è l'ANSA che intervista il macellaio di Draghi per fargli dire che ama cucinarsi da solo il brasato. Altro giorno, è il brasato migliore naturalmente, chi potrebbe permettersene uno meglio? L'altro giorno, mentre crocifiggevano Di Maio perché era in spiaggia, mentre invece se andava in albergo e non si faceva fotografare o andava alla Farnesina, tagliava la strada ai talebani e gli impediva la riconquista di Kabul, notoriamente, no? È stato tutto lì, è stato un attimo. Se Di Maio stava alla Farnesina invece di stare in spiaggia, i talebani col cazzo che tornavano a Kabul, no? Era tutto perfetto. Sapete dov'era Draghi? Voi direte, sarà stato al telefono da Palazzo Chigi con tutte le task force? No. Era dal macellaio, ma a Città della Pieve. Non vi sarà sfuggito che tutti i giornali hanno detto che era dal macellaio come tutte le persone normali, nonostante che sia un migliore, eh? E soprattutto che al macellaio aveva chiesto dei consigli per la carne da comprare. Ed è strano, è tipico dei migliori, no? Perché i peggiori di solito entrano dal macellaio e chiedono, non so, il pieno di benzina, un ombrello, un autoradio, così fanno, no? Invece lui ha chiesto proprio della carne dal macellaio. Questo è Recalcati. Draghi si profila come l'erede di Berlinguer. Pensate, povero Berlinguer, si rotolerà come una trottola nella tomba. Il tempo. Mario Draghi non molla mai, neanche per andare in bagno. Pensate. Non minge. Trattiene. Questo spiega forse questo sorriso un po' da Joker, no? Un sorriso di trattenimento. Poi quando evacua. È una prostata migliore, potremmo definire. A tenuta stagna.
il giornale. Nessuno qui a Città della Pieve lo considera un superuomo o un santo. È uno qualunque, spiega il giornalaio, al quale chiede sempre i giornali e non la carne o le uova. Al bar, in piazzetta, si siede sempre vicino alle piante per non farsi riconoscere. Assume un colorito verdastro, come i ramarri, e si confonde con le foglie, per cui uno passa e dice: chi è Draghi? No, è una foglia. Del resto avete visto quest'estate, no? Mica l'han vinto i Maneskin, l'Euro Festival, l'ha vinto lui. Le medaglie d'oro tutte sue. Gli europei di calcio, lui, i rigori li ha tirati e li ha parati lui. C'era quella frase di Osho bellissima, diceva: Donnarumma, due punti virgolette, è stato Draghi a dirmi da che parte buttarmi. È una cosa incredibile, quest'estate tutti scrivevano che avevamo vinto gli europei, l'Eurofestival, l'Eurocoso, eccetera, tutto per merito suo. Questo è la cronaca di Repubblica, e poi ho finito veramente, questo è veramente il finale. La cronaca di Repubblica sul ritorno di Draghi a Città della Pieve all'antivigilia di Pasqua. Città della Pieve è la Betlemme dei migliori, no? Draghi a Città della Pieve, il premier torna a essere Mario, tra virgolette, nel weekend di Pasqua. Chissà come si chiamava prima, no? Beh, nel weekend di Pasqua torna a essere Mario, negli altri giorni Ugo, Gianni, così. Weekend di Pasqua, Mario. Esatto, sicuro. La scorta, voi non ci crederete, è posizionata davanti alla casa di Draghi. Metterla dietro pareva inutile, no? Perché se arrivano i terroristi da davanti e la scorta sta dietro, quindi stava davanti. E questo naturalmente rassicura, una scorta migliore. Si è presentato ieri sera al cancello della sua villa a mezzogiorno e mezzo. Ieri sera a mezzogiorno e mezzo. Vedete i miracoli? Praticamente lì fa sera già a mezzogiorno e mezzo. È una cosa, un fenomeno unico. Solo quando lui si presenta, però. Aveva un sorriso benedicente sul volto e la mano sinistra levata per salutare la scorta che stava davanti. Stava dietro, non poteva salutarla. Adagiato sul sedile del passeggero di un'utilitaria Fiat, un altro sarebbe seduto, no? Ma lui invece è adagiato. Lo stendono. In paese non parlano d'altro, ovviamente. Davanti a una tazzina fumante al caffè degli artisti raccontano che mangerà torta al formaggio. I segnali della presenza del professore, come lo chiamano all'ombra del campanile del Duomo dei Santi Gervasio e Protasio, si erano iniziati ad avvertire già nei giorni scorsi. Cioè lì, quando lui arriva, già nei giorni precedenti, ci sono dei segnali premonitori, no? Sotto il campanile di Santi Gervasio e Protasio. Come si manifestano questi segnali? Con un intensificarsi dei movimenti attorno alla proprietà. C'è gente che si muove tutta col ballo di San Vito proprio. Nel pomeriggio le imposte erano aperte e la sera, a differenza delle scorse settimane, era tutto illuminato a giorno, e per forza fa sera già a mezzogiorno, quindi è tutto relativo, no? Un commerciante sussurra, ma chiede di non comparire perché sta per rivelare un segreto di Stato, ovviamente. La signora Serenella è passata a fare la spesa alla Conad e insieme al marito ha fatto la fila come tutti gli altri. Ecco, uno pensava che i coniugi Draghi irrompessero alla Conad col macete proprio, facendo strage degli altri avventori per guadagnare immediatamente la cassa e scavalcare, no? Invece no, proprio fanno la fila come tutti gli altri. E questo lo rivela un commerciante che chiede l'anonimato, naturalmente, perché è una notizia compromettente. A volte il divo quasi normale in maglietta blu cobalto, che sarebbe sempre
Draghi Mario, va in farmacia. E lì è tutta gente sveglissima, sentite. Si scambia un'occhiata e si domanda, ma era lui? Quindi evidentemente lui entra in farmacia camuffato, con un passamontagna, con una calza di nylon, con non so cosa abbia in testa, con dei baffi finti. Sta di fatto che ogni volta che entra in farmacia la stessa, non lo riconoscono. Però poi furbi, cosa fanno? Scrutano la firma sullo scontrino della carta di credito. La stessa dell'allora presidente della BCE impressa su una qualsiasi banconota da 10 euro. E allora sì che lo riconoscono. Non c'è dubbio, è lui. Ugo, no, Mario naturalmente. Va bene, vi ho ammorbati abbastanza. Viva i migliori, grazie.